Eccoci, buonasera a tutti e benvenuti. Sono Rosa Tumolo, direttrice del Giardino dei Libri, e sono felicissima di presentarvi il nostro 111esimo webinar gratuito della serie Dialogo con gli autori, un progetto nato nel 2017. E come ospite questa sera abbiamo un'autrice che personalmente stimo molto e anche una mia cara amica. Sto naturalmente parlando di Selene Caloni Williams e parleremo del suo nuovissimo libro fresco di stampa, Wabi Sabi, La bellezza della vita imperfetta. Eccoti Selene, ciao, buonasera, è veramente un piacere averti qui come ospite del Giardino dei Libri e grazie per aver accettato il mio invito. Come stai e da dove sei collegata questa sera? Ciao Rosa, buonasera a tutti, sto benissimo e sono collegata da Vienna, dove fa un caldo pazzesco, però è una bellissima città. Bene, anche qui fa molto caldo. È estate, è normale, ci godiamo il caldo. Senti, Selene, come tu sai, io ho iniziato a fare webinar nel 2017 e tu sei stata la mia prima ospite e questa sera è il nostro quarto webinar assieme qui al Giardino dei Libri. Del Grazie, e per 111esimo. me come? Il 111esimo hai detto 111. Sì, 111. Ti piace come numero? Non so chiedere di meglio. E per cui, come ti dicevo prima, questo è il nostro quarto webinar e grazie, per me è sempre un piacere averti mia ospite qui. Allora, poi ti voglio aggiornare un attimino sul numero degli iscritti che sono veramente tanti, sono 5.214 e questo mi fa molto molto piacere. Siamo in tanti, eh? Davvero tanti, sì, davvero. E Selene, il tuo libro è già un bestseller ed è primo nella nostra classifica dei libri più venduti del Giardino dei Libri. Ne abbiamo, pensa, già venduti circa 1.800 copie. Pensa che la cosa straordinaria è che è stato venduto in prevendita, cioè praticamente deve ancora uscire, esattamente la data esatta è domani, ma noi lo abbiamo già. È arrivato proprio oggi 2.000 copie. E abbiamo subito dovuto rifare, Selene, un altro ordine perché le abbiamo praticamente vendute tutte. Questo è il libro, un libro bellissimo con una copertina stupenda, costa solo 10,36 euro, è un bel libro grosso e ha ben 377 pagine. Insomma, Selene, tu sei un'autrice, secondo me, lo sai, ti stimo, ti voglio bene, straordinaria. E ogni volta che esce un tuo libro è sempre un gran successo. Wabi Sabi, La bellezza della vita imperfetta, la via giapponese per essere felici. Allora, Selene, prima di lasciarti la parola, volevo presentarti velocemente ai partecipanti. Oramai tanti nostri clienti e partecipanti dei webinar, di questa sera, sai che ti conoscono, ma forse c'è anche qualche nuovo lettore. Allora, voglio dire brevemente che tu sei riconosciuta come una delle più importanti esponenti nel pensiero immaginale e dello sciamanismo a livello mondiale. Hai scritto numerosi libri di successo tradotti e pubblicati in diversi paesi del mondo. Hai praticato per tanti anni la meditazione buddista e sei laureata in psicologia con una tesi sullo yoga integrale. E sei anche una relatrice internazionale e hai partecipato a numerosi convegni e congressi al fianco di grandi personaggi. E questa sera sono sicura che sarà un webinar davvero molto interessante. Volevo ricordare e dire ai nostri partecipanti che tu hai creato in esclusiva solo per il Giardino dei Libri un regalo davvero prezioso. Per chi acquista il tuo libro fresco di stampa su www.ilgiardinodeilibri.it, Wabi Sabi, la bellezza della vita imperfetta, oltre al libro riceverà lo scrigno dell'onironauta. È un omaggio e un file PDF da scaricare. E potrete scaricare il file subito dopo aver acquistato il libro Wabi Sabi.
Ripeto, un omaggio esclusivo creato apposta per voi da parte di Selene, ma di questo poi ne parleremo più tardi. Prima di lasciare la parola a Selene, vi ricordo che potete interagire e partecipare attivamente facendo delle domande. Sullo schermo, nella parte destra, troverete una chat dove potete scrivere le vostre domande. Selene risponderà alla fine del suo intervento. Bene, allora Selene, durante questo weekend io ho letto il tuo libro e devo dire che mi è piaciuto moltissimo. E mi ha incuriosito molto il personaggio misterioso. Chi è questo personaggio misterioso? Una monaca guerriera? Una sciamana samurai? Io sono molto curiosa di ascoltarti, lascio a te la parola e questa sera sono sicura che sarà veramente un webinar davvero molto interessante. Selene? Senz'altro, senz'altro. Grazie Rosa, Prego, Selene, grazie a te. è sempre un grande piacere essere qui con te, col giardino dei libri, con i lettori che amo moltissimo. Grazie. Io li sento, io vi sento moltissimo, tutti quanti. E siamo tutti in cammino, un cammino meraviglioso, un cammino che è già la meta. Perché il cammino è la meta. Questo libro è davvero qualcosa di molto importante per me e sono sicura che lo diventerà anche per voi. Ci ho messo moltissimo in questo libro, ci ho messo tutti i miei 35 anni di ricerche, di esperienze, di pratiche nel campo della spiritualità. La spiritualità è un cammino assolutamente empirico in cui tu apprendi perché pratichi, perché fai esperienza. E qui ci ho messo tutte le mie esperienze. Ci ho messo tantissimo, infatti è venuta una fogliazione molto molto elevata, sono quasi 400 pagine. Eppure, d'accordo con l'editore, abbiamo deciso di mantenere un prezzo contenuto, molto contenuto. Perché io ci tenevo molto a questo libro, alla sua divulgazione, al fatto che potesse arrivare a molti. È un libro che ho pensato insieme a un personaggio straordinario, uno sciamano, Yamabushi Noburo Kudadò, che è stato il coautore dei miei libri precedenti sul Giappone, Ikigai. E Shirlin Yoko è un libro sul forest bathing, sul bagno di foresta, sull'immersione rituale nella natura. E Ikigai invece è il libro sullo scopo, l'obiettivo, l'ideale. Ikigai è una parola giapponese che traduce ciò per cui vale la pena vivere. Questi due libri li ho co-scritti, li ho scritti insieme a Noburo Kudadò, che è uno sciamano Yamabushi. Yamabushi letteralmente significa nascosto tra le montagne. Gli sciamani Yamabushi vestono un kimono tutto bianco e io stasera anch'io sono vestita di bianco in omaggio a Noburo e praticano nelle foreste. Infatti la parola Yamabushi tradotta letteralmente significa nascosto nelle montagne. Loro praticano sulle montagne in mezzo alle foreste. E insieme a lui ho pensato questo libro per diverso tempo, quasi per un paio d'anni. Ci siamo chiesti, mi ricordo, seduti sul muretto di Okunoin. Okunoin è uno dei luoghi più sacri in Giappone, è una foresta di cedri secolari nella quale è sprofondato un antico cimitero dove c'è anche la grande soglia, la porta della grande soglia. Okunoin si trova al Koyasan. Il Koyasan è decisamente il posto più mistico del Giappone, è un luogo pieno di templi del buddismo esoterico.
e gli sciamani Yamabushi sono molto connessi, molto uniti anche al buddismo esoterico. Loro seguono un cammino spirituale che si chiama Sugendo, e che è un misto tra il buddismo esoterico e lo shintoismo, che è la religione animista del Giappone. Ma appunto lo sciamano Yamabushi poi va al di là di tutti i particolarismi delle singole religioni, si rivolge all'anima nella sua complessità e in tutte le sue forme. E appunto in questo luogo magico, ricordo, seduti sul muretto, io e Noburo ci interrogavamo sul fatto che potesse essere o meno opportuno mettere in un libro delle iniziazioni così importanti che non erano mai state messe per iscritto prima, diverse delle quali addirittura considerate segrete nella tradizione shinto e anche nella tradizione del buddismo esoterico, dello Shingon. Si può mettere, ci chiedevamo, certe iniziazioni in un libro? E ce lo chiedevamo, ce lo ci siamo chiesti per diverso tempo. Poi, una volta, sempre su quel muretto, ci siamo detti che sia possibile o non sia possibile, non sta a noi deciderlo, a noi sta a sentire la necessità di farlo. C'è una grandissima necessità oggigiorno di risveglio, c'è una grandissima necessità di libertà e c'è una grandissima necessità di transizione da una mente dualistica che ci ha portato a depredare il pianeta, a una mente, a una coscienza non duale che ci riporti nell'unione con la natura e con la nostra anima. E quindi un cambiamento di metodo di pensiero, un cambiamento dello stato della coscienza è, a dirla tutta, una vera e propria trasformazione dell'essere umano. Perché non può esistere un vero cambiamento di coscienza che non sia parimenti anche una trasformazione delle condizioni fisiche dell'esistenza. La materia è coscienza. Come si può pensare a un vero cambiamento della coscienza che non sia una trasformazione delle condizioni fisiche dell'esistenza? È la mente che se la racconta in modo diverso, se non c'è un vero cambiamento anche delle condizioni fisiche dell'esistenza. Ecco, questo cambiamento, questa trasformazione dello stato della coscienza, che è anche un cambiamento delle condizioni fisiche dell'esistenza, è una vera e propria speciazione. Io non so se ve ne siete accorti, ma c'è una speciazione in atto all'interno dell'umanità. Una nuova specie sta prendendo avvio. È una nuova mente, un nuovo metodo di pensiero, una nuova visione. A me piace chiamarla mente poetica. James Hillman, che è stato il mio grande maestro occidentale, il padre della psicologia archetipica, lo chiamava il pensiero del cuore. Sri Aurobindo, il padre del Purna Yoga, dello yoga integrale, la chiamava overmind, sovramente. Di fatto, un nuovo metodo di pensiero, una nuova mente sta prendendo piede in seno all'umanità. E questo comporta un cambiamento proprio della specie. Questa rivoluzione della coscienza è assolutamente necessaria anche per fare una vera ecologia. Noi non possiamo pensare, vero, di fare una vera ecologia utilizzando lo stesso metodo di pensiero con il quale abbiamo depredato il pianeta. Un'ecologia antropocentrica non è una vera ecologia. Per fare una vera ecologia dobbiamo cambiare lo strumento degli strumenti, che è il metodo di pensiero. E per fare una vera ecologia dobbiamo trasformare le nostre vite,
acquisire la condizione, lo stato della felicità e della realizzazione piena. Quando un individuo umano è realizzato ed è felice, allora è gentile verso gli altri, è gentile verso la natura e il suo atteggiamento è meraviglioso. Perciò io e Noburo ci siamo detti che sentiamo moltissimo la necessità di portare alle persone strumenti, pratiche, visioni che li aiutino a essere sempre più realizzati, sempre più felici, sempre più liberi, affinché quest'uomo non solo possa stare bene con se stesso, ma anche essere più gentile nei confronti del pianeta, della natura. E così questo, e così veramente con questo ideale abbiamo messo in questo libro tutto noi stessi. Io ho 30-35 anni di esperienze nel cammino psicologico e spirituale, e lui, è lui più di 40. Quindi è un libro davvero, davvero ricchissimo. Ma non è solo un libro di pratiche, anche se ce ne sono moltissime, e non è solo un saggio che spiega una visione del mondo che porta alla serenità, alla felicità e alla libertà, wabi sabi. Ma dentro nel libro c'è anche un racconto, è il racconto delle gesta della vita leggendaria di questo personaggio misterioso di cui parlava prima Rosa, che è Tomoe. Tomoe è un personaggio mitico, mitologico, leggendario, che è stata una monaca guerriera, una sciamana, samurai, e si diceva che fosse invincibile. Addirittura si dice che abbia combattuto contro 20 samurai armati e li abbia sconfitti. Io credo che Tarantino, quando ha fatto il suo film famosissimo, Kill Bill, abbia preso spunto dalla leggenda di Tomoe per tratteggiare il personaggio interpretato da Uma Thurman, la sposa. Infatti c'è una scena del film in cui Uma Thurman combatte contro 20 samurai armati e vince. E vince. Quando è stato chiesto a Tomoe il segreto della sua invincibilità, lei ha risposto così: quando sguaino la spada, la katana, io non sono sola. Ci sono tanti spiriti che sguainano la loro katana insieme a me. Sono tutte le mie fragilità, le mie debolezze, le mie insicurezze, le mie mancanze. Io sono una donna e sono più fragile, più debole degli uomini contro cui combatto e perciò sono più forte. E perciò sono più forte. Ecco, questo riassume straordinariamente che cos'è Wabi Sabi. Wabi Sabi è proprio l'arte di fare delle nostre fragilità, delle nostre mancanze, imperfezioni, insicurezze, debolezze, i nostri più potenti alleati, le nostre più grandi forze. La tristezza, per esempio. Beh, in una vita vissuta in stile Wabi Sabi, la tristezza diventa la dolce tristezza, che è un'energia nella quale immergerti per venirne rigenerato completamente. È una meraviglia. Ma ragazzi, allora vi scusate, io vi voglio bene, per cui dico ragazzi, cioè, a questo punto voi vi accorgete che c'è un inganno grandissimo. Un inganno grandissimo che tiene prigioniero l'uomo. È un inganno basato
su una morale utilitaristica che è funzionale alla misurabilità, alla governabilità, alla prevedibilità degli individui, non è funzionale alla loro realizzazione, alla loro felicità e di conseguenza non è funzionale alla natura, perché la natura ci vuole felici, la natura ci vuole sereni, in pace, realizzati. E se noi non lo siamo, allora si crea un grande conflitto anche con la natura stessa, che poi è lo specchio della nostra anima. Dobbiamo assolutamente puntare alla libertà, alla realizzazione e alla felicità. Dobbiamo sentirlo non solo come qualcosa a cui aspiriamo, qualcosa che desideriamo, ma persino come un dovere. Noi abbiamo il dovere di realizzarci pienamente, di essere liberi e di essere anche felici. Anche la felicità è un dovere. E nel buddismo esoterico questo è molto sentito. Pensate che in Bhutan, che è uno dei paesi al mondo, pochissimi, forse l'unico, dove il buddismo tantrico, il tantrismo è religione di Stato ufficiale. Bene, lì hanno varato il Gross National Happiness, la felicità interna lorda, Gross National Happiness, felicità interna lorda. E il ministro bhutanese che ha varato il Gross National Happiness ha dichiarato: la felicità è un valore troppo importante per lasciarne la realizzazione al singolo individuo. Bisogna che anche le istituzioni partecipino a questo scopo che deve essere sentito e vissuto come uno scopo comune. Bene, nel nostro mondo le istituzioni sono lontanissime da ciò. Ecco perché è importante sentirsi tra di noi, in un sangha, in una comunità, la comunità degli esseri spirituali. Che sono sul cammino della libertà. È molto importante sentire questo. E Wabi Sabi è un libro anche di unione, di comunione. È un percorso da fare insieme, da soli non si può fare nulla. Pensate anche nel Vangelo scritto: dove sono due o più di voi uniti nel mio nome, io sono con voi. Dobbiamo sentire l'importanza dell'unione. Wabi Sabi è anche questo. Chi adotta uno stile di vita Wabi Sabi, perché Wabi Sabi è qualcosa che penetra nella tua quotidianità, in ogni momento, in ogni istante, in ogni aspetto della tua vita e lo rivoluziona. E quindi è proprio uno stile di vita, possiamo dire. Chi adotta uno stile di vita Wabi Sabi assolutamente riesce a comprendere il grande inganno, a comprendere come la morale utilitaristica abbia indotto gli individui a ritenere quello che è il loro più grande potere, la loro più grande forza, come per esempio la dolce tristezza, una mancanza, una sofferenza. Il dolore stesso, invece, scusate, non ha lo scopo di farci soffrire, ma quello di risvegliarci, di portarci alla libertà. Il problema di questa civiltà, che è la civiltà del controllo e del potere, è che tutto ciò che conduce alla libertà viene ritenuto malattia, viene ritenuto indegno o difettoso. Le nostre diversità vengono considerate difetti. L'individuo è sempre spinto a dover aderire a dei criteri di normalità che sono funzionali alla governabilità. Wabi Sabi è una vera e propria rivoluzione. Wabi Sabi è anche uno dei principi dell'estetica giapponese.
La bellezza salverà il mondo, ha detto qualcuno, Dostoevsky. È vero, perché la bellezza è la forma sotto cui l'amore si manifesta nel mondo sensibile. La bellezza è la manifestazione del sacro, del sacrum facere, della capacità di darsi, di offrirsi. Simbolo di ciò, simbolo del wabi-sabi, è il fiore di ciliegio, perché è bellissimo ma è evanescente. Appena fiorito, subito sfiorisce. È il simbolo del sacro, della capacità di darsi, di offrirsi, dell'amore, che è ovunque in natura e si esprime come bellezza. Il problema nella nostra civiltà è che questi valori vengono vissuti come negativi. Gli individui diventano vittime di queste loro capacità, di questi loro poteri. Quando un uomo fa pace con la propria impermanenza, diventa potentissimo, perché la vita e la morte, il visibile e l'invisibile si riunificano. E l'uomo diventa come Shiva. Shiva è vivo e morto simultaneamente, infatti è raffigurato sempre tutto cosparso di cenere. Cenere funeraria, ma non è che lui si spalma la cenere addosso. Shiva promana cenere da ogni poro della pelle perché è vivo e morto simultaneamente e quindi non ha paura, non ha paura, non ha paura. Wabi Sabi è l'arte della non paura. È l'arte della non paura, è l'arte della non mente. Il grande Sun Tzu, che è colui che ha scritto il libro L'arte della guerra, era un grande samurai, Sun Tzu, ci avvisa: il samurai vince quando riesce a combattere in uno stato di non mente, ma appena subentra la mente, anche un pochino così, perde. Perdere per il samurai significa la morte. Combattere in uno stato di non mente è possibile solo se non hai paura. Ora, l'arte della guerra è l'arte della vita, perché la vita è una lotta continua, non è conflitto, eh? Il conflitto è quello che ti porta a soffrire, ma la lotta esprime la vitalità dell'amore stesso. L'amore è desiderio, è volontà e quindi è lotta, perché è lotta contro le resistenze al darsi, all'offrirsi, all'amare. Tutto in natura esprime questa lotta. Pensa a un seme, quanto deve lottare per bucare il terreno, diventare germoglio e poi quando diventa albero, quanto deve lottare per farsi strada tra gli altri alberi e raggiungere la luce. Tutta la tua vita esprime questa lotta. E allora conoscere l'arte del vivere la tua vita in uno stato di non mente, nella conoscenza dell'attimo presente, senza paura, è fondamentale. Ma questa conoscenza, la conoscenza della non mente, della non paura, è una conoscenza non mentale, è essere la non paura, è essere la non mente. Ecco perché il libro è ricchissimo di pratiche, meditazioni, semplicissime, che tu puoi fare vivendo senza neanche bisogno di interrompere quello che stai facendo durante la tua quotidianità. Perché queste pratiche, queste iniziazioni antichissime, anche esoteriche,
ti aiutano a essere, a divenire la non mente e la non paura. Pensa che nel libro ci sono delle pratiche che non sono mai neppure state messe per iscritto, mai prima d'ora, come il Goten Wabi Sabi. Il Goten Wabi Sabi è una sequenza di posizioni e di mudra, di gesti simbolici delle mani e di mantra, che tu puoi fare tutti i giorni e ti assicuro che è il modo migliore per mantenere salute, aspirare a longevità di vita, rimanere più giovane a lungo e fare pace con tanti conflitti, come per esempio conflitti con il cibo, se ne hai, conflitti con il compagno, la compagna, la relazione affettiva, se ne hai, conflitti con i figli, se ne hai, conflitti con i genitori, se ne hai, e conflitti con il tuo lavoro, se ne hai. È una pratica straordinaria, è semplicissima, da fare tutti i giorni. Il Goten Wabi Sabi. Per non avere paura, per entrare nello stato della non paura e della non mente, che è lo stato vincente, qualsiasi cosa tu faccia, sia che tu faccia il genitore, sia che tu faccia l'imprenditore, sia che tu faccia il manager, il politico, sia che tu faccia l'artista, essere nella non mente, nella non paura è la condizione vincente. Per arrivare lì, devi pacificare le immagini, come si dice, cioè gli eventi. Perché fin tanto che sei inseguito e circondato da eventi perturbati, è molto difficile essere nella non paura. Gli eventi sono di tre tipi. Gli eventi nelle tradizioni spirituali sono considerati enti, entità, spiriti, numi, dei, dei. L'evento è sempre divino. E gli eventi si mostrano sotto tre forme. Ci sono gli eventi pieni di bellezza. Per esempio, quando vai a passeggiare in un bosco e incontri una bellissima farfalla bianca che vola davanti ai tuoi occhi. Quella è un'immagine piena di bellezza, vero? Allora, chi vive in uno stile di vita wabi-sabi, di fronte alle immagini piene di bellezza, è subito pronto ad affermare: questo è il giusto momento per me di incontrarti. Questo è il giusto momento per me di vederti. Questa è la mente poetica. È ben diverso, vero? Dal giudicare l'immagine. O è un caso, la mente dualistica, la mente condizionata, vedi una farfalla volare davanti agli occhi. È un caso, accade per caso. La mente poetica sa benissimo che il caso non esiste, esiste solo la nostra ignoranza delle leggi per cui accadono le cose. E quindi di fronte a un'immagine piena di bellezza, compie il surrender e dice: questo è il giusto momento per me di incontrarti, questo è il giusto momento per me di vederti. Pensate quanta poesia c'è in questo modo di approcciare le immagini. E questo modo di approcciare le immagini immediatamente ti mette in sintonia, in armonia con il ritmo dell'universo, che è il ritmo della bellezza, che è il ritmo dell'amore, che è il ritmo del sacro. Quando invece incontri immagini, cioè eventi, cioè spiriti perturbati, a volte anche spaventosi, a volte anche terrifici, se vuoi stare in uno stato di non paura e di non mente, allora devi essere capace di primo acchito di rapportarti all'evento in questo modo. Se questo evento sei tu
accadi ora, se tu vieni a me adesso, proprio adesso, io voglio essere alla tua altezza. Io voglio essere alla tua altezza. Questo è il modo in cui la mente poetica si rapporta all'evento perturbato, pacificandolo immediatamente. La mente dualistica invece subito vuole il controllo, vuole il potere, lo esercita analizzando l'evento, giudicando l'evento, imprigionandolo nella gabbia del giudizio mentale, e l'evento si perturba sempre di più, sempre di più, sempre di più. E così l'individuo finisce per essere vittima, vittima. Ci sono tre stadi attraverso i quali passa la coscienza nel suo cammino che la porta da una mente dualistica condizionata a una mente poetica. Il primo stadio è quello della vittima, quando sei totalmente preda della tua mente dualistica. E allora hai la sensazione del tipo: gli eventi mi cadono addosso, succede a me, mi capita a me, mi cade addosso, e al massimo puoi cercare di parare un po' i colpi. Il secondo stadio è quello di apprendista, è quando ti rendi conto che gli eventi sono divini, gli eventi sono immagini dell'anima, psiche, psiche, come dicevano gli antichi, psiche, l'anima che cerca amore, cerca di ritrovare amore. E quindi immagina tutti gli eventi, e nello stesso tempo negli eventi c'è la chiamata di amore. Per cui c'è la presenza del divino. Psiche è amore, la leggenda te la ricordi. Psiche ha perso di vista amore e deve ritrovarlo. E gli eventi sono la manifestazione di questa ricerca e nello stesso tempo sono la chiamata di amore. Quando ti accorgi che gli eventi sono questo, allora ti rendi conto che tu sei colui che immagina le immagini, tu sei il sognatore del sogno, tu sei il co-creatore degli eventi. A questo punto sì, la strada si biforca, perché c'è un rischio. Quando diventi apprendista, apprendista mago, gli stadi di evoluzione sono tre: vittima, apprendista, mago. Quando sei apprendista c'è un rischio. Perché quando comprendi che gli eventi sono tue immagini, allora puoi diventare, come lo chiamo io, il palloncino gonfiato, quello che dice: dai, allora immaginalo con forza, perché se lo immagini con forza e lo desideri con forza, lo ottieni. Ma non è così. Non è così, perché sì, è vero, tu sei colui che immagina, ma quando immagini non sei solo. Quando immagini c'è qualcuno con te, e questo qualcuno può essere il mondo o la natura. La società, la cultura o il divino. E quindi quando immagini tu puoi farlo attraverso un codice mentale, un codice sociale, oppure attraverso un codice naturale, il codice dell'anima. Quando tu immagini e ti racconti la tua storia attraverso il codice sociale, è un disastro perché sei sempre vittima, sei vittima della tristezza, che invece è una forza che viene per liberarti. Sei vittima della tua mancanza, che invece è sempre, la mancanza è sempre un'opportunità, perché è il desiderio di amore. Sei vittima delle tue fragilità, delle tue insicurezze, che invece, come la grande Tomoe ti dimostra, sono la tua forza,
quando sguaino la mia katana, quando sguaino la mia spada, non sono sola, le mie fragilità, le mie debolezze sguainano la spada con me e sono spiriti che combattono al mio fianco. Capisci che quando ti narri la tua storia con il codice mentale, sei vittima di tutte quelle che invece sono le tue maggiori forze, perché il codice sociale non ha lo scopo di portarti alla realizzazione, alla libertà, ma quello di renderti misurabile, governabile, prevedibile. Quindi devi stare attento perché lì la strada si biforca. È vero che tu sei il sognatore del sogno, è vero che tu sei colui che immagina, ma quando immagini, quando sogni, non sei solo, c'è qualcuno con te. È lì che tu devi scegliere il codice sociale o il codice naturale. Il potere, il controllo o l'amore? E il dialogo. Quando di fronte a un'immagine perturbata, tu sei capace di dire: se mi accadi ora, se tu vieni a me adesso, io voglio essere alla tua altezza, beh, allora scegli l'amore, scegli il dialogo. Quando di fronte a un'immagine piena di bellezza, sei capace di dire: questo è il giusto momento per me di incontrarti, allora sei capace di dialogare col mistero. Il terzo gruppo di immagini è quello delle immagini interne. Le cosiddette immagini interne sono i ricordi, le memorie. A me piace dirla così. Le nostre memorie sono spiriti che hanno bisogno di essere liberati. Le nostre memorie sono spiriti che hanno bisogno di essere liberati. Liberati da chi? Da cosa? Dalla gabbia del giudizio mentale. Le nostre memorie sono spiriti che hanno bisogno di essere portati al di là del bene e del male e pacificati, pacificati attraverso un senso di perdono, attraverso un senso di gratitudine, di amore e di fede. La fede non è mica un concetto, la fede non è mica una credenza, anzi la fede ha inizio quando tutte le credenze finiscono. La fede è fede, punto, non è fede in qualcosa. Qual è la credenza? È quando credi in qualcosa. La fede è fede nel mistero, perciò è fede in tutto e in nulla. Non ha un oggetto, non è un credo, è una pura energia. Anzi, la fede è la più grande energia dell'essere umano. Quindi avere fede nell'evento, avere fede nei nostri ricordi, avere fede in ciò che ci è accaduto. Questo è davvero importante. Di fronte alle tue memorie, di fronte ai tuoi ricordi, devi sempre essere capace di dire: ti prego, fammi vedere ciò che ancora non sto vedendo. Ti prego, apri la mia visione e non bene, male, giusto, sbagliato, buono, cattivo. Devi prendere l'evento che è ente, entità, spirito, è un nome, è un aspetto del divino, sempre, e portarlo al di là del bene e del male. Questo vuol dire pacificarlo. E allora diventi mago, il terzo stadio di evoluzione della coscienza, vittima, apprendista, mago. Il mago co-crea la realtà insieme al divino, in una perfetta armonia con la natura che è divino, con l'anima che è amore. Questo cammino è un cammino che si svolge senza il tempo. Tu sei capace di immaginare un cammino senza il tempo? Bene, in questo cammino senza il tempo, io credo che Wabi Sabi sia un aiuto straordinario.
I monaci Shingon e gli sciamani Yamabushi e le Mikko, le sciamane dello shintoismo, hanno da secoli segreti straordinari da condividere con noi. Insieme a Noburo ho deciso di metterne parecchi in un libro perché, secondo noi, questo è un momento particolare. Il risveglio è adesso, la libertà è adesso. O sarà adesso o non sarà. Dobbiamo sempre, la libertà è adesso, il risveglio è adesso o non sarà mai. Questo lo diceva persino Ramakrishna, adesso o mai. Il momento è sempre adesso, il momento è adesso. Questo libro e le sue pratiche è la storia di Tomoe, questa sciamana samurai che esce dal libro con la sua katana, la sua spada e ti si mette qua sulla spalla sinistra e vive la tua vita insieme a te. È veramente uno strumento potentissimo, magico. Bene, allora io adesso, ricordandovi le tre formule di pacificazione delle immagini e degli eventi, passerei alla seconda parte della nostra serata, che è le domande e le risposte. Però prima ti ricordo queste tre formule. La formula per pacificare, per entrare in relazione con gli eventi più belli della vita è: se mi accadi ora, perché è il giusto momento. Questo è il giusto momento per me di incontrarti. La formula per pacificare gli eventi perturbati: se mi capiti adesso, io voglio essere alla tua altezza. E la formula per pacificare gli eventi del passato, le memorie: ti prego, mostrami ciò che ancora non sto vedendo. Tante altre pratiche le trovi nel libro. Bene, allora io passerei decisamente alle domande se ci sono. Allora, wow Selene, grazie. Che dire, il tuo intervento è stato davvero un piacere ascoltarti. Una prima serata, prima di passare alle domande, ricca di ispirazione e veramente consigli preziosissimi. Grazie di cuore, Selene. Allora, mi hai emozionata, Selene. Bellissimo. Allora, voglio ricordare di nuovo. Per chi acquista il tuo libro Wabi Sabi avrà in omaggio in esclusiva un ebook PDF da scaricare creato da Selene appositamente per i nostri lettori. Lo scrigno dell'Onironauta e potete scaricare il file subito dopo aver acquistato il libro Wabi Sabi. Ripeto, un omaggio esclusivo creato apposta per voi da parte di Selene. Senti Selene, vuoi aggiungere qualcosa a proposito di questo omaggio? Vedo anche che abbiamo preparato una bellissima slide. Ci vuoi dire qualcosa? Sì, assolutamente. Tra le tante pratiche del libro, perché come dicevo, il libro entra in ogni aspetto, in ogni frangente, in ogni momento della tua vita e ti accompagna in ogni situazione, e tra tutte queste situazioni vi è quella del sonno, dormire in modo consapevole. Attraversare la grande soglia, quindi passare dallo stato di veglia allo stato di sonno, dallo stato di sonno allo stato di veglia in modo consapevole. Anche questo è Wabi Sabi. E quindi all'interno del libro ci sono delle pratiche per riuscire a fare ciò nella totale semplicità e semplicità e bellezza. E lo scrigno dell'Onironauta è qualcosa in più, è una marcia in più, è una dritta in più per coloro che vogliono sfruttare al meglio i momenti di passaggio dalla veglia al sonno,
Poi Selene c'è anche una novità per chi acquista il tuo libro. All'interno il codice QR da scansionare, dove ogni mese ci sarà un tuo corso e a un prezzo scontato. Eccolo qua, questo è il codice QR e diciamo che dove si trova ogni mese ci sarà un tuo corso, e come dicevo prima, a un prezzo scontato. Bisogna scansionare il codice e poi scopriremo di che cosa si tratta, giusto? Una bella idea, Selene, mi è piaciuta moltissimo. Assolutamente, è la prima volta in assoluto che lo faccio, che lo facciamo con quel codice. Ogni mese i lettori avranno diritto a un sconto notevole su un evento che organizza l'Imaginal Academy, l'Accademia degli Immaginalisti. Quindi un evento al mese scontatissimo, Che grazie al QR. bello! Infatti mi ha fatto piacere farlo vedere e dirlo perché è un'idea bella per tutti noi che così veniamo ai tuoi corsi con qualche piccolo sconto. Grazie mille anche di questo. Allora, mentre tu parlavi, ti ascoltavo, guardavo le domande che ne sono arrivate come sempre tantissime e ora passiamo alle domande. D'accordo, Selene? Certo, Rosa. Allora, Beatrice, domanda. E le battute di arresto? I momenti in cui, nonostante ormai sia coinvolta del codice dell'anima, pure ti senti sconfitto. Perché continuano ad arrivare Ecco, da parte di Beatrice? questa è proprio la condizione in cui Wabi Sabi dà il meglio di sé. È proprio quando ti senti sconfitta che lo stile di vita Wabi Sabi ti aiuta a fare della tua sconfitta, della tua frustrazione, della tua malinconia, della tua dolce tristezza, la tua grande forza. Dobbiamo imparare a fare le nostre sconfitte le nostre più grandi vittorie. E questo sta veramente in un nuovo funzionamento del nostro sistema neurovegetativo, oserei dire. Pensa che nel libro c'è una pratica straordinaria, che è la pratica dell'intersezione o trasferenza, che ti insegna a mettere nell'immagine un diverso significato. Quindi tu puoi benissimo prendere l'immagine della tua battuta d'arresto e metterci dentro un significato di meraviglia e di trionfo e fare della tua battuta d'arresto un trampolino di lancio per una più grande e più potente vittoria. È un'arte che dobbiamo assolutamente recuperare dalle profondità della nostra memoria e questo libro ce lo farà fare. Assolutamente. Bene. Allora, io continuo perché Selene, le domande sono veramente tante. Adesso cerchiamo di accontentare più persone possibili. Lara ti chiede come portare questa visione di libertà ai figli? Innanzitutto devi essere libera tu, perché con i figli il metodo migliore è sempre l'esempio, perciò devi tu per prima liberare te stessa e per conseguenza saranno liberi anche i tuoi figli. E poi sai, con i figli l'amore è sempre la carta vincente, l'amore incondizionato, il darsi, l'amare, superare le paure. Purtroppo siamo anche un po', diciamo, imbottiti da una psicologia da rotocalco o da supermercato, come piace chiamarla a me, che cioè, è la psicologia del spiccia, no? Così, che pensa di risolvere le cose con delle strategie mentali anziché con l'amore. Non paga. Queste cose portano sempre a un rimpicciolimento, una riduzione delle possibilità, mentre l'amore è sempre qualcosa che ti porta al di là di qualsiasi ostacolo. Per cui
Essere libera è il modo migliore per insegnare ai tuoi figli la libertà e amare, amare, amare incondizionatamente, che vuol dire lasciar cadere ogni paura. In questo sono sicura, le pratiche contenute nel libro e l'esempio della grande Tomoe, la sciamana samurai, ti aiuterà tantissimo. Tantissimo. Perché poi Tomoe, vabbè, adesso non vi voglio raccontare la storia perché ve la scivo. Però Tomoe pensa che è tornata dall'altra parte della grande soglia per salvare i suoi quattro figli. Perciò è davvero un grande, grande, grande esempio. Bene, grazie Selene per questa tua meravigliosa risposta. Allora, continuiamo con Rebecca che ti domanda come trasformare la tristezza in dolce tristezza? È proprio questo uno dei cuori fondamentali del libro, attraverso le pratiche, i rituali, le iniziazioni. Chiaro che non si può andare oltre la mente ordinaria con la mente ordinaria, ci vuole un altro strumento. Questo strumento è l'iniziazione, il rituale che ci consente il transito dalla mente dualistica alla mente poetica. E il libro è pieno di questi rituali e di queste iniziazioni. Come ti dicevo, con Noburo ci siamo chiesti a lungo, ma si può trasmettere un'iniziazione con un libro? E alla fine ci siamo risposti, certo, è quello esattamente e precisamente che noi faremo, perché c'è assolutamente bisogno di fare questo oggi e quindi noi lo faremo e così l'abbiamo fatto. Confermo. Allora, Selene, continuo con Francesca che ti domanda: è normale non essere compresi dagli altri quando si decide di intraprendere questo emozionante percorso? Beh, sì, certo, ti dicevo, è in atto una speciazione, la nascita di una nuova specie. Non c'è dubbio, vero, che dalla prima ameba, al primo pesce, al primo anfibio, al primo rettile, al primo uccello, al primo mammifero, la natura incessantemente diviene, evolve, evolve, perché la natura è lo specchio dell'anima che ritrova amore. E tutto questo movimento di certo non può avere come fine ultimo quello che Aurobindo chiamava l'ometto in giacca e cravatta. Non possiamo pensare che l'ometto in giacca e cravatta sia il fine ultimo di tutto questo processo evolutivo della natura. È chiaro che ci deve essere qualcosa dopo. Aurobindo lo chiamava il dopo uomo, l'uomo dopo l'uomo, e lui parlava già di questa speciazione in atto negli anni 40. Oggi questa speciazione, la nascita dell'uomo dopo l'uomo, è una realtà e si sta manifestando con quel grande cambiamento di coscienza di cui parlavo all'inizio, che è anche una trasformazione fisica delle condizioni dell'esistenza. E che a me piace definire come la manifestazione della mente poetica. E sai, secondo te, quando il primo uccello ha messo le ali, il primo rettile ha messo le ali, è diventato il primo uccello e si è messo a volare, secondo te tutti gli altri rettili che cosa hanno fatto nel vedere il primo rettile che si metteva le ali e volava? Hanno scosso la testa, hanno scosso la testa in segno di disapprovazione, però intanto lui è volato e loro sono rimasti lì a strisciare. Ecco, quindi è chiaro, è normale, tesoro, che ci sia qualcuno che scuote la testa quando tu ti metti su un cammino di risveglio, di libertà e di vera evoluzione. È normale che ci sia qualcuno che scuote la testa. La libertà, dialetticamente parlando, è libertà da qualche cosa, quindi comporta l'esistenza di un mondo che libero non è. È normale che ci siano dei rettili che rimangano a scuotere la testa mentre i primi uccelli aprono le ali e si mettono a volare.
Bene, grazie Selene. Continuo con Antonella che ti domanda, nel titolo del libro, perché vita imperfetta? Imperfetta in cosa? In tutto, l'imperfezione è fondamentale nella vita. L'imperfezione è il tessuto stesso della nostra esistenza. Il motto di Wabi Sabi è debole come un uomo, tranquillo come un dio, fragile come una donna, tranquilla come una dea. Se tu riesci a essere imperfetta e tranquilla, imperfetta come una donna, tranquilla come una dea, allora riesci a mettere in atto lo stile di vita Wabi Sabi. Sì. Allora, continuiamo con Anna. Anna domanda: com'è possibile considerare tutti gli eventi come eventi divini? Appunto, bisogna andare al di là del giudizio mentale, andare al di là del bene e del male, andare al di là della morale utilitaristica e riunire i due mondi, il visibile e l'invisibile, la vita e la morte, essere vivi e morti simultaneamente, come il grande Shiva, l'asceta erotico, che era vivo e morto simultaneamente. Perciò dov'è il male? Dov'è il bene? Dov'è il giusto? Dov'è lo sbagliato? È solo nella mente umana. Come diceva Eraclito, per gli uomini alcune cose sono buone, altre sono cattive. Ma nella mente del divino tutto è buono e tutto è bello. Bene, allora io continuo, vado un po' veloce anche se vuoi perché così dai, perché veramente facciamo fatica, ce ne sono veramente tante. Allora Sibilla ti chiede che ruolo ha l'identificazione nella mente egoica nel Wabi Sabi? È un ruolo pessimo. Se sei identificato nella mente egoica, ti devi risvegliare, devi uscire da lì. Perché fin tanto che nutri attaccamenti, nutri paure. L'altra faccia dell'attaccamento, che è la mente egoica, è la paura. Wabi Sabi è il cammino che ti porta alla non paura, per cui è il cammino lungo il quale tu vinci tutti gli attaccamenti, che sono la complessità della mente egoica. Bene, allora da parte di Stefania, e quando ci si sente talmente sconnessi con l'universo da sentirlo un nemico? Ma nemico di chi, scusa? Tu sei l'universo, tu sei una parte integrante dell'universo. Se io vengo lì da te, adesso esco dallo schermo, vengo lì a 2 centimetri da te, ti osservo attentamente, che cosa vedo? Io vedo un corpo che è un accumulo di cibo, è un pezzo di pianeta. E poi se parlo con te, percepisco la presenza di una mente, che è un cumulo di informazioni. Ma questo io che pretende di essere sconnesso dall'universo, dov'è? Non c'è. È una credenza mentale. Tu sei un pezzo di pianeta, come tutti. Come puoi essere sconnessa dall'universo? È una credenza mentale. Wabi Sabi è la trasferenza, il trasferimento da una mente. Dalle credenze mentali, da una mente condizionata che ti fa pensare di poter essere sconnessa dall'universo a una mente estetica, una mente poetica, una mente non dualistica che ti fa comprendere che in verità tu sei distinta ma non separata dall'universo e non sei assolutamente separabile. Ottimo. Allora, da parte di Federica che domanda, quanto ci vorrà per vedere questa speciazione di cui parlavi a livello materiale? Non ci vuole niente, siamo già qua, già si vede, si stravede, si supervede. È estremamente evidente, tesoro, estremamente.
Bene, allora intanto Selene io ti ringrazio per tutte queste risposte e continuiamo con Elena. Elena domanda, quando la paura tracima e si manifesta con sintomi fisici, pervade la tua vita? Certo, pervade il tuo essere, pervade la tua vita ed è qualcosa di estremamente limitante. La paura esiste solo nell'essere umano, sai, in natura esiste l'istinto della sopravvivenza, che però è una funzione del sacro, serve a rendere sacro il sacro, il sacro, il sacrum facere è la capacità di darsi, di offrirsi, che è ovunque in natura ed è la forma sotto cui si manifesta la bellezza. Se tu pensi a un fiore è bello proprio perché si dà, è evanescente, è impermanente. Se tu pensi a un fiore di plastica che non finisce mai, non sarà mai bello come un fiore vero. Quindi, in natura l'evanescenza, l'impermanenza è la forma sotto cui si manifesta il sacro, la capacità di darsi, di offrirsi. E questa capacità viene esaltata dall'istinto della sopravvivenza, altrimenti che sacro sarebbe, che darsi sarebbe, che offrirsi sarebbe se non ci fosse l'istinto della sopravvivenza, che quindi è funzionale al sacro. Ma la paura della morte è qualcosa che esiste solo nell'uomo. La paura della morte esiste nell'uomo perché l'uomo separa e divide le due dimensioni, il visibile dall'invisibile, la vita dalla morte. Ti racconto un aneddoto che riguarda gli sciamani Yakuti della Siberia. Recentemente degli scienziati, ricercatori, sono andati dagli sciamani Yakuti per chiedergli di convincere popolazione degli Yakuti di non uccidere più la renna, perché la renna è un animale in via di estinzione. Gli sciamani hanno fatto tanto di occhi giganteschi, hanno detto: ma come la renna è in via di estinzione? Le renne sono infinite, semplicemente come tutte le specie stanno transitando. Si muovono attraverso i mondi, il visibile e l'invisibile, il visibile e l'invisibile. Sono in cammino, ma sono infinite. Capisci che cosa vuol dire unire i mondi? Unire i mondi vuol dire sentire che c'è continuità tra la vita e la morte. Significa non aver paura, la paura è uno spasmo che contrae i sensi sottili e ti impedisce di percepire nell'invisibile, di vedere l'invisibile, di essere cosciente nell'invisibile. E quindi la paura è il nostro più grande limite, va assolutamente superato, sciolto, distolto. Ma a un livello molto profondo, a un livello cellulare, perché la paura è nelle cellule, quella che Aurobindo chiamava la mente delle cellule, è una vibrazione profonda ed è da lì, dalle profondità della nostra psiche, laddove la psiche è corpo, che ci limita molto. Allora dobbiamo avere un veicolo, qualcosa che ci porti lì giù, lì in fondo, nelle profondità della psiche, laddove la psiche è corpo, per sciogliere la paura così tanto in profondità. Questo veicolo è l'iniziazione, questo veicolo è il rituale. Ecco perché io e Nuburu abbiamo voluto mettere in questo libro Wabi Sabi tanti rituali e tante iniziazioni che servono proprio a questo, a scendere in profondità nella psiche, laddove la psiche è corpo, e sciogliere la paura fin dalla radice. Bene,
Grazie Selene per queste tue risposte, sempre molto interessante, è quello che dici e ti ascolto sempre con tanta gioia, però intanto procediamo con Sara che domanda: Wabi Sabi porta all'abbondanza? Beh, certo, perché l'abbondanza è un evento naturale, la natura è fertilità, la natura è prosperità, la natura è abbondanza. Nel libro ci sono rituali anche specificatamente mirati a questo, perché è un dovere delle persone spirituali oggi. Aurobindo addirittura l'ha lasciato come compito. Quando ha detto, le persone di indole più spirituale tendono a non occuparsi del denaro, perché sono impegnate nella ricerca della verità. Ma questo è un grave errore, che lascia il denaro nelle mani dell'asura, cioè delle forze dell'involuzione. Riconquistate il potere del denaro per metterlo nelle mani della madre. Per cui l'abbondanza, raggiungere l'abbondanza, la prosperità per le persone impegnate in un cammino spirituale non è solo un optional o qualcosa che è auspicabile o che si vorrebbe, si desidererebbe, ma è addirittura un dovere in cui ci dobbiamo impegnare. Dobbiamo impegnarci a raggiungere l'abbondanza. Wabi Sabi, i rituali Wabi Sabi possono aiutarci tantissimo in questo. Primo fra tutti, il rituale del reciproco potenziamento uomo-natura. Bellissimo, bellissimo, un rituale di una bellezza, di una potenza straordinaria, in cui tu ti metti lì seduto, in piedi, abbracciato allo spirito di un evento o di un albero o di una montagna e pratichi il reciproco potenziamento attraverso l'utilizzo di mantra segreti, formule segrete e così via, che trovi nel libro, che trovi nel libro. Confermo. Perché Allora, io voglio proseguire. abbiamo deciso di mettercele, abbiamo Sì. deciso Bene. di mettercele. Procedo con Ani che domanda: Selene, come possiamo attraversare questo tempo difficile e di grandi cambiamenti senza essere travolti? Brava, questa è una bella domanda. Infatti Aurobindo, che già negli anni 40 parlava dell'uomo dopo l'uomo e della speciazione, del grande cambiamento in atto, e oggi lo stiamo vivendo in pieno, diceva: alcuni per primi si trasformeranno, altri seguiranno, ma alcuni faranno resistenza e questi verranno travolti. Il modo migliore per non essere travolti dal cambiamento è governarne l'onda, è esserne pioniere, è essere in testa all'onda del cambiamento. Quindi vi prego, siate pionieri di questo cambiamento, siate i primi a cambiare e portate in questo cambiamento tutti coloro, a cui volete bene. Perché chi fa resistenza viene travolto. Il modo migliore per non essere travolto è fluire con il cambiamento. Bene, allora da parte di Stefania che domanda: come si fa a sentire l'amore incondizionato? Bisogna sciogliere la paura. Bisogna sciogliere la paura. L'amore incondizionato è un potere che è da sempre nell'uomo. Il suo più grande potere ce l'ha per diritto di nascita. Non deve crearlo. È già lì, è già lì. Bisogna sciogliere la paura affinché questo potere si manifesti pienamente. È come, sai, soffiare via le nuvole dal cielo e poi il sole risplende. Bene, e allora un'altra domanda da parte di Gabriella che ti domanda: cosa significa letteralmente Wabi Sabi? Allora, è un'espressione che è difficilissima da tradurre perché indica uno stile di vita.
Wabi indica la dolce tristezza, l'imperfezione, la fragilità, la debolezza, la mancanza, la nostalgia. Sabi indica il tempo che passa e quindi la ricchezza delle cose, degli oggetti e anche delle persone invecchiate. La vecchiaia, il trascorrere del tempo come arricchimento e non come qualcosa che ci rende vittima. Per esempio, nella cerimonia del tè, che è una delle massime espressioni del Wabi Sabi, le tazze un po' invecchiate, magari anche un po' rotte, magari aggiustate con l'oro, perché insomma, l'arte di aggiustare l'oggetto rotto con l'oro. Ecco, l'oggetto un po' invecchiato, magari un po' rotto, magari è estremamente più prezioso, estremamente più importante dell'oggetto nuovo. Quindi Wabi Sabi è un vero ribaltamento dei valori della mondanità che ci rendono poi vittime, schiavi. Per cui attraverso il Wabi Sabi noi impariamo a fare della nostra tristezza, nostalgia, fragilità, imperfezione, mancanza, debolezza, diversità e delle nostre e del trascorrere del tempo, dell'invecchiamento nostro e di tutto ciò che ci circonda, qualcosa di estremamente potente, positivo. Una forza che ci sostiene anziché qualcosa che ci rende vittime, e questo ci porta alla libertà, perché come puoi più manipolare qualcuno che ha ribaltato i valori e che riesce a fare del proprio invecchiare e dell'invecchiare di ciò che gli sta intorno, del trascorrere del tempo, della tristezza, della nostalgia, delle sue debolezze, delle sue mancanze, delle sue fragilità, i suoi punti di forza, i suoi potenti alleati. Come puoi più manipolare una persona così? È libero, è libero. Bene, allora io con quest'ultima volevo riallacciarmi innanzitutto, Selene, grazie per tutte le risposte che hai dato ai nostri partecipanti. I nostri webinar, sono serate ricche dove si apprende qualcosa e non sono semplici serate di presentazione di un libro, ma serate di vera crescita personale, delle vere e proprie lezioni. Grazie. E, oltre alle domande, Selene, sono arrivati tanti complimenti per te e ci chiedono anche dove possono contattarti. Ecco che noi abbiamo preparato una slide e Gloria, come ultimissima domanda, domanda: Selene, farai un corso sul Wabi Sabi come hai fatto per la scuola di Ikigai Meraviglia Assoluta? Certo, è già in programma un corso, mi pare che sia il 25 luglio e ovviamente chi ha il libro attraverso il codice QR vi potrà accedere in modo scontatissimo, ma metteremo poi da settembre in avanti qualcosa di veramente molto interessante all'interno dell'Imaginal Academy, dell'Accademia degli Immaginalisti, concernente specificamente propriamente il Wabi Sabi. E sarà sempre qualcosa di bellissimo a cui coloro che hanno il codice QR che è nel libro potranno partecipare. Quindi agevolazioni significative. Bene, allora vabbè, intanto mi scuso se non siamo riusciti a rispondere a tutte le domande, ma facciamo veramente il possibile, ma capite anche voi che con oltre 5.200 passi iscritti, Selene, gli ho chiesto un'ora e un quarto e come sempre stiamo sforando, però Selene ti tengo ancora qui con me perché abbiamo altro da dire, va bene? Certo.
Intanto, Selene, vedo la slide con tutti i tuoi contatti, sono corretti, va bene, possono chiedere informazioni anche sui vari corsi, vedo il sito, email, pagina Facebook, YouTube, giusto? Certo, noi abbiamo un servizio di tutoraggio continuativo, potete telefonare, io le chiamo le mie Dragon Girls, perché sai che il drago è il mio simbolo, e quindi le Sì. Dragon Girls, abbiamo anche un Dragon Boy, aiutano tutti coloro che hanno bisogno, sia via mail, sia via telefono. Ogni giorno fornendo consulenza gratuita, fornendo sostegno gratuito, per cui ecco, non esitate se avete qualsiasi bisogno a contattare le Dragon Girls o il Dragon Boy, che sono meravigliosi e fanno tutoraggio a vari livelli. E se poi volete maggiori informazioni sul funzionamento dell'Accademia degli Immaginalisti, l'Imagine Academy, sulle varie scuole che noi abbiamo, la scuola di life coaching, la scuola di counseling, la scuola di meditazione mindfulness, la scuola mitica ormai di yoga sciamanico, che ormai sta strapopolando, abbiamo una sede anche in Giappone, proprio in un monastero sul Monte Koya, e poi la scuola filosofia del viaggio nel tempo, che sarebbe regressione alle vite passate, e la scuola di psicogenealogia, costellazioni familiari ad approccio immaginale. Per cui se una persona ha necessità di orientarsi anche attraverso tutto questo, le nostre Dragon Girls sono sempre lì a disposizione. Telefonate, scrivete, e anche se volete maggiori informazioni sui libri, sui percorsi che state facendo, se avete qualsiasi dubbio, qualsiasi domanda, non esitate mai né a scrivere né a telefonare, perché veramente da quest'anno ci siamo tanto impegnati e abbiamo messo a disposizione un servizio di tutoraggio davvero molto ampio, molto intenso. Abbiamo tantissime richieste, ma cerchiamo proprio di dare una risposta a tutti. Questa è la nostra missione. Come ci diciamo sempre, siamo al servizio, ci sentiamo veramente al servizio e ci dedichiamo anima e corpo a ciò in cui crediamo. Sì. E anche con molta attenzione a rispondere, siete veramente molto molto bravi. È uno staff stupendo. Sono contenta di dirlo perché ho avuto a che fare per collaborare e veramente sono fantastiche. Allora, Selene, senti, oltre al tuo bellissimo libro Wabi Sabi, io voglio ricordare anche velocemente alcuni tuoi testi. Ho fatto anche una bella slide tipo Yoga Sciamanico, Ikigai, poi vabbè c'è Il Profumo della Luna, che è questo qua, Madre Terra, Ci Credo, insomma ce ne sono veramente tanti, le carte dei Nat, le costellazioni familiari e anche le carte del drago immaginale, che io li ho qua, guarda, ti ricordi Selene, te le avevo fatte vedere, ce l'ho nella mia ciotolina, come portafortuna ce le ho sempre qui, nella mia postazione webinar, e sono bellissime. E tutto questo, i libri di Selene, compreso appunto il suo ultimo, uscito oggi, lo potete, se volete, acquistare sul giardinodelibri.it. Allora, infine voglio ricordare, se volete, vi chiedo di lasciarci un messaggio sulla nostra pagina Facebook. Ci terrei molto anche ad avere un commento su questo webinar sotto al video della registrazione che troverete domani sul Giardino dei Libri. Vi arriverà anche un'email con il link della registrazione. I vostri feedback sono molto preziosi per noi e ci aiutano a capire quali webinar organizzare in futuro. Scriveteci, siamo curiosi di leggervi. E ricordatevi che potete vedere tutti i nostri 110 webinar precedenti nella sezione webinar del Giardino dei Libri. Ce ne sono
tanti molto interessanti. Esempio, come dicevo all'inizio della serata, ci sono ben altri tre webinar registrati di Selene: psicogenealogia e costellazioni familiari, registrazione delle anime gemelle e il nuovo corso Nulla sarà come prima, cambia te stesso per rinascere più forte che mai. E se volete vedere tutti i precedenti webinar di Selene, potete farlo nella sezione webinar del Giardino dei Libri e oltre a questi ce ne sono veramente tanti tanti interessanti. Basta andare sulla nostra pagina registrazioni dei webinar già terminati. Ti ricordi, Selene, tutti i nostri webinar che abbiamo fatto in Come passato? no, Rosa, come potrei dimenticare? Sempre un piacere fare questo con te, con voi. Grazie. Allora, io voglio ricordare ancora per chi acquista il libro Wabi Sabi avrà in omaggio, in esclusiva, un ebook PDF da scaricare creato apposta da Selene, apposta per i nostri lettori. Dal titolo Lo scrigno dell'onironauta. Potete scaricare il file subito dopo aver acquistato il libro Wabi Sabi. Ripeto, è un omaggio esclusivo creato apposta per voi da parte di Selene. Infine, vi ricordo il nostro prossimo webinar, mercoledì 30 giugno alle ore 20:30. Avremo in collegamento Lidia Fassio, Introduzione all'astrologia umanistica e psicologica. Allora, Selene, siamo giunti alla fine. Vuoi aggiungere qualcosa come chiusura per i partecipanti che vedo che sono ancora tanti, tanti online? Innanzitutto, Selene, ti ringraziano, bella serata, non vorrei che finisse, grazie, Selene è fantastica, non vedo l'ora di incontrarla dal vivo, Selene Infinita, sei meravigliosa, sei una bella anima, tanti, tanti, tanti complimenti. Per te. Grazie, grazie, vi ringrazio tutti, voi siete meravigliosi, voi siete fantastici. Come ci diciamo sempre, siamo gli uni lo specchio degli altri, ci diciamo sempre perché tra le varie cose che mettiamo a disposizione io e le Dragon Girls ci sono le dirette. Io adesso sto facendo in questa settimana una pausa, ma dalla settimana prossima ricomincerò le dirette Facebook, YouTube, Instagram tutte le mattine alle 7, mentre tu, Rosa, vai a correre magari su le Sì. dirette e ci sono sempre migliaia di persone che seguono e dalla prossima settimana inizieremo tutto un percorso attraverso proprio l'arte del Wabi Sabi per instaurare nella nostra vita, nella nostra quotidianità, uno stile Wabi Sabi. Inizieremo dal prossimo lunedì e andremo avanti tutti i giorni dalle 7 alle 8 di ogni mattina. Ovviamente le dirette sono completamente gratuite su Facebook, Instagram, YouTube e poi sono anche su Clubhouse. Adesso faccio anche delle dirette su Clubhouse. Il lunedì e il giovedì, talora il venerdì. Quindi, insomma, tanto tanti tanti modi per essere sempre insieme, per fare anima insieme, per fare comunità insieme, perché l'insieme è molto di più della somma delle parti e insieme, sicuramente ce la faremo. Bene, io voglio far rivedere la copertina di questo bellissimo libro, che è veramente molto molto bello, e in più, che io appunto ho già iniziato a praticare, ci sono i 10 rituali del Koten che tu raccontavi prima, con tutte le posizioni, non so se si vedono, forse non si vedono, ci sono tutte le figure e le posizioni da fare in questo meraviglioso libro. Costa veramente poco per avere 377 pagine, il suo costo scontato è 10,36 euro. Eccolo qua, bellissimo. Come dico, i libri hanno un buon profumo e questo ha veramente un profumo magnifico. Allora, che dire, serata interessante, intensa.
E tu, Selene, trasmetti tanta serenità e sei una persona meravigliosa. Grazie per questa serata e grazie a te e a tutti voi. Vi chiedo se volete, rimanete collegati ancora per 5 minuti che trasmetteremo in anteprima le news di Radio Book, la radio da leggere e ascoltare del Giardino dei Libri. Selene. Ah, grazie per questa bellissima serata, io ti seguo, poi ci sentiamo in privato, spero di vederti presto qui come ne parlavamo prima quando stavamo facendo la prova, e ti mando un grande abbraccio e il tuo cane ce lo fai vedere lì? Era qui da qualche parte. A chi? A chi? Non c'è più. No, si è addormentato da qualche in In qualche. qualche parte, che mi dicevi prima che il nome l'hai preso dallo Zen e l'arte della ribellione, questo libro? Sì. C'è un personaggio in quel libro che si chiama Chi, è una naga. Una donna serpente tutta blu, con le ali, bellissimo. Pensa che io l'ho chiamata Chi perché era un suono che avevo nella testa e dopo ho scoperto che Chi è veramente un nome. In Giappone è un nome di persona e vuol dire brillantezza, lucentezza. E Chi è la mia cagnolina che adesso starà dormendo da qualche parte. L'abbiamo vista prima, è bellissima. Vabbè, la lasciamo continuare diciamo, nel suo dormiveglia. E che dire, grazie di nuovo, Selene. Un bacione e ci sentiamo presto. E grazie a tutti che siete veramente ancora tanti, tanti collegati. Buona serata. Ciao, Selene. Ciao a Grazie, tutti. grazie di cuore. Ciao. Grazie.